Questa che vi presentiamo oggi è un'opera in classe. Io non vi dirò come è organizzata l'opera in classe perché ovviamente questo lo fa Vladimir. Io devo solo dire due parole, innanzitutto di ringraziamento per Vladimir Lushansky, che è uno dei maggiori clown del momento, e soprattutto è un personaggio che lavora anche in un campo particolare, che è quello del teatro sociale, è uno dei fondatori del Soccorso Clown, cioè dei pionieri quella moda, sì, di quella moda che è chiamata clown therapy. Questa volta noi abbiamo fatto un laboratorio che riguarda l'arte del clown. E questo fa parte di un ciclo di laboratori organizzati dal CUT, Centro Universitario Teatrale, che da quest'anno si occupa di tutte le attività laboratoriali del Dipartimento di Arte e Scienze dello Spettacolo dell'Università di Roma La Sapienza. Io non ho altro da dirvi perché fa caldo e lascio la parola a Vladimir Lushansky che vi dirà come è strutturata questa open class. E naturalmente lo volevo ringraziare per la sua disponibilità e spero che la sua presenza qui stasera e durante questo seminario sia l'inizio di una lunga, lunga, lunga collaborazione. Parte di nostro laboratorio. Tutto che voi potrete vedere stasera è piccolo risultato di 6 giorni di lavoro. Sono 6 giorni, ma abbastanza duro, 7 ore al giorno, ragazzi bravi, motivati, mi piace. Ah, ma perché lavoro? Ok, questo campo di cloneria è quasi come per incognita. Che cosa è? Che cosa è cloneria? Questo non è una cosa abbastanza chiara anche per pubblico generale e anche per stessi clown. Anche. Ho scritto un libro che è dedicato a questa arte, si chiama Manuale di Clown Terapie, che dovrei provare a capire meglio che cosa è questo fenomeno di clownery, chi è un clown, che cosa è un clown. Tu cosa ti chiedi? Una persona che mette felicità, gioia negli altri. Sì, bravo, ma questo è il risultato. Ma come professione, che cosa è definizione di professione, questo difficile. Va bene, in poche parole, il clown è un attore o una persona con abilità di attore comico. Perché prima attore deve credere che quello che fa persona sul palcoscenico, questa è un'abilità attoriale, di attore. E nella nostra classe io faccio tanta attenzione solo per questo parte attore. E un'altra parte è sentimenti naturali di comico. Perché beh, se è un clown dovrà far ridere. Ma come? E questa è la grande domanda. Dobbiamo studiare questa parte, c'è le regole, c'è diverso tipo di regole, questo arte riguarda che cosa di comico, che cosa di conflitto, che cosa di gare, eccetera, eccetera. È un grande tema, per 6 giorni certamente non passibile
studiare qualcosa. È solo, come abbiamo parlato con un ragazzo, dice, va bene, il suo scopo è solo capire come. Perché per studiare devo sviluppare un riflesso professionale che fa senso pensieri. Per questo bisogna ripetere. Va bene, ok, benvenuti a nostra classe. Ragazzi! Occhi chiudi. Ciao, il mio nome è Argo. Ciao, il mio nome è Sole.
mio nome è Liu. Ciao, il mio nome è Bambi. Ciao, il mio nome è Dino. Ciao, il mio nome è Otto. Ciao, il mio nome è Fallina. Ciao, il mio nome è Trina. Ciao, il mio nome è Gino. Ciao, il mio nome è Abu. Ciao, il mio nome è Dado. Ciao, il mio nome è Camina. Come ballare. Il servizio militare!
Il mio nome è Blu. Giornale. Stamattina sono uscito a comprare un giornale, il mio giornalista ha detto perché non c'hai, perché vai così, e non ho detto, non so perché parlo così, allora sono andato a casa e chiedo a mio giornale, perché mi sono stato così, forse sono stato al caffè, io non ho chiesto perché è stato il caffè, allora mi sono chiesto a mio fratello, perché mio fratello non parla come me, io parlo come mio fratello, forse mio fratello parla come io, parlo così, però forse io, anche se tu hai detto, parlo così, allora mi sono chiesto perché parlo così, però c'è l'occhio, perché parlo così, 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 mi chiamo Tatto. Casalibro auto, marciapiedi. Allora c'era un marciapiede grande e grosso, e c'era una bambina piccolina che camminava su questo marciapiede e vedeva la barchetta che andava lungo il marciapiede. Il marciapiede era grande e grosso, la bambina era piccola. Allora prese questa barchetta, salì sulla barchetta, era una barchetta in realtà grande e grossa, e la bambina ci salì dentro. Allora creò il suo mondo immaginario, era un altro universo, un altro posto per la bambina piccolina, e la bambina si sentiva capitano di questa nave, una barchetta che era diventata una nave, l'avete capito? Una nave che era diventata una barchetta. Ora al contrario, era una nave che era diventata una barchetta, una barchetta che era diventata una nave grande e grossa, aveva delle poppe enormi, aveva una ciminiera che gettava fumo, e la bambina aveva... amava questa barchetta. Questa barchetta un giorno andò dentro un tombino, purtroppo che cadde dentro il tombino, ma il tombino era fuori, non posso neanche... Ciao, il mio nome è Argo.
Ciao, il mio nome è Ado. Sono qui questa sera per mostrarvi una cosa che i vostri occhi non hanno mai visto. Mi piace tantissimo. Guarda, non so come funziona. Ah, questo è quello che visto, ma anche l'umore. Posso fare la musica? Oltre che scrivere, posso fare la musica. Poi c'è questa parte che è fantastica. Con questa parte io posso scrivere sul telefono, posso fare di tutto, posso disegnare sul telefono. Poi qui c'è una bellissima scritta. Io dico, dov'è la mia cucù? È lei, è la mia cucù! Poi qui è gomma, qui è plastica e qui è metallo. Tre elementi diversi in tre materiali diversi, una cosa fantastica. Poi questa è una cosa bellissima, con questa posso attaccarla qui. Può essere una fantastica spilla, sì. Ah, io vado in giro con la mia spilla cucù. Oltre che essere una bella, una fantastica spilla cucù. È bellissimo, Poi, con questa punta, la forma, bellissima ergonomica, anche se c'è questa cosa che insomma non ci piaceva, è bellissima lo stesso perché è funzionale. Grazie. Cos'è questa? Ma è orribile.
Benvenuto.